Vi ringrazio per questa accoglienza. Rivolgo un saluto rispettoso e cordiale al Cardinale Segretario di Stato della Santa Sede, al Presidente del Senato, ai Ministri presenti, alla Presidente, all'Amministratore Delegato, al Direttore di Poste Italiane, a tutti i presenti, particolarmente ai tanti sindaci che sono... ringraziandoli per il loro impegno e sapendo che qui sono più che interlocutori, partecipi di questo grande progetto che Polis esprime. Poste Italiane ci ricorda che 16 milioni di persone, di cittadini, vivono in comuni con meno di 15.000 abitanti. È un'Italia fondamentale, che copre l'80%, come abbiamo detto poc'anzi, al nostro territorio. È quindi una parte decisiva dell'Italia, decisiva per il suo sviluppo, per il suo equilibrio. E in questa parte così importante sappiamo, come è stato ricordato anche da Bruno Vespa poc'anzi, vi è un crescente disagio per il ritiro dei servizi che si è registrato, che incide sulla vita quotidiana e quindi incide sulle possibilità, le opportunità di tanti nostri concittadini. Si tratti di isole minori, di comuni montani, di piccoli centri delle zone interne, si tratta di una condizione, se proseguisse, si tratterebbe di una condizione se proseguisse di impoverimento del nostro Paese, di privazione di opportunità di sviluppo che, ripeto, impoverirebbe il nostro Paese. Ecco perché risalta in tutta la sua importanza il valore del progetto Polis, che intende offrire, come abbiamo visto anche operativamente, ai nostri concittadini di così grande parte dell'Italia la possibilità, avvalendosi della sua rete digitale, di utilizzare servizi che rischiavano di essere impossibili, se non, come abbiamo detto poc'anzi, recandosi molto distanti. L'anno passato, ricordando i 160 anni di Poste Italiane, abbiamo sottolineato come queste abbiano accompagnato l'Italia nella sua storia, nella sua evoluzione, nel suo sviluppo, non soltanto nel fondamentale compito di garantire comunicazioni e in quello di altrettanto importante di raccogliere e tutelare il risparmio, ma anche nella innovazione, contribuendo sempre più a rendere moderno il nostro Paese, a rendere più moderno il nostro Paese. Questa è la scelta che fa Polis. Confermando questa vocazione, Poste Italiane offre una condizione ai nostri concittadini, tanta parte, ripeto, Italia, di avvalersi in servizi prima difficili da conseguire. E quindi questo progetto non soltanto importante come tappa del processo del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, ma importante come risposta alle esigenze del nostro Paese. Vi si affianca, abbiamo visto, la utilizzazione, valorizzando del patrimonio immobiliare di Poste Italiane, anche qui con l'intento di contribuire a superare i divari tra i territori del nostro Paese. Io vorrei ringraziare Poste Italiane per aver mantenuto l'impegno di conservare gli uffici postali, che sono in un piccolo centro, e lo sappiamo ben tutti, insieme al campanile, alla piazza del municipio, al medico di base, gli elementi di riferimento dell'identità. È questa scelta non soltanto di colmare lacune che si erano create, ma anche di sollecitare la pubblica amministrazione nel suo complesso, come ricordava il ministro della Funzione Pubblica. È una scelta di cui vorrei, ripeto, ancora una volta sottolineare il valore, poc'anzi ben messo in luce dal ministro Giorgetti.
è la decisione, la determinazione, che dimostra anche la possibilità di non seguire la deriva della riduzione dei servizi ai cittadini, ma al contrario di comprendere come la permanenza di questi servizi offre possibilità di ulteriore crescita sociale ed economica al nostro Paese. Concludo con un piccolo ricordo, questo mio breve saluto. Quando si pensa alle Poste, alle volte si pensa, molti avranno visto forse quel film presentato a Venezia qualche anno fa, pochi anni fa, Le notti bianche del postino di Concialoschi, un postino che recando ogni giorno col suo servizio la posta in un piccolo centro, in mezzo a un lago, sotto il circo polare artico, garantisce il suo collegamento con il mondo. Questa epopea, che è veramente tale, si è conclusa nel nostro Paese. Il mondo è cambiato, ma la vocazione post italiana, tenere connessa l'Italia, si conferma. Grazie e auguri.